Il maltempo colpisce il nord Italia. In diverse zone è stata dichiarata l'allerta rossa fino alle 14 di oggi, 17 maggio. È il caso di Vicenza e provincia, dove la Protezione Civile ha dichiarato l'allarme rosso dopo le previsioni di nuove abbondanti precipitazioni, segnalati allagamenti anche nelle altre province, in particolare a Padova. Un'alluvione così a metà maggio non ce l'aspettavamo, ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. L'indicazione delle autorità vicentine alla popolazione è di non entrare negli interrati ed evitare spostamenti non necessari. Sono allagate e quindi interrotte alcune vie. Preoccupa la situazione dei bacini di Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone, Basso Brenta, Bacchiglione, Livenza e Lemene. Siamo di fronte a fenomeni di precipitazioni eccezionali che si sono abbattuti soprattutto sul Vicentino, Veronese e Padovano. L'apertura dei bacini di laminazione ha permesso di evitare un disastro. Si sono registrate precipitazioni record. Nella zona pedemontana vicentina e veronese c'è stata una media di 180 mm d'acqua. Nella serata di giovedì attivata l'unità di crisi. In mattinata ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza. Bombe d'acqua e simili a maggio non si erano mai viste. Un fenomeno eccezionale per la stagionalità e per le sue caratteristiche, acquazzoni intensi in pochissimo tempo che non permettono uno sgombero dell'acqua superficiale. Siamo in oggettiva difficoltà, siamo di fronte ad un fatto inusuale, ha detto Zaia, specificando che l'allerta è massima.